Partiamo quando vogliamo, aspetta. Sì, sì. Benvenuti al nuovo Fruit Blog. Buongiorno. 100. Ora siamo arrivati. Siamo arrivati alla fine. Mi piacerebbe. Abbiamo promesso che ce l'andremo a pensare. È vero, la promessa vecchia. Arriviamo al 100 e poi basta. Ci siamo quasi. Volevamo ringraziarvi per i tanti iscritti che si sono aggiunti alla nostra pagina di YouTube. Eravamo partiti la settimana scorsa con 1539, siamo arrivati a ieri sera a 2002. Ora stiamo scendendo. Io non ho mai capito perché a volte di pomeriggio scendono, se disiscrivono 10, la sera, se ne aggiungono altri 50. Si vede che burro di gente. No, la gente è indecisa, ma aspetta, abbiamo fatto bene scrivere oppure no? Guardiamo un altro video, ma forse ho fatto male. Sì, disiscriviamo. Esatto. Secondo me guarda il video casteggio, no? Penso. Esatto. Volevo darvi un consiglio utile, soprattutto anche buttate l'iPhone. No. A parte, poi ne parleremo dopo. Non andate a vedere Dragon Ball. Però metteremo nel perché video, cioè nella descrizione del video, il download per il film, così pensiamo di avere più scritto. Esatto, il download del film di Dragon Ball, perché è uscito film di Dragon Ball per 2 giorni al cinema. E noi, che a me personalmente proprio non è piaciuto perché non è Dragon Ball, non è Dragon Ball. Ora non parliamo di Dragon Ball. Non è, però è una considerazione su un film, scusa, non è Dragon Ball. Sono anche un regista, devo parlare di film. Iscrivetevi comunque a Demi. No, basta. Allora, ciao Davide. Esatto. Faccio gli auguri a Dalia, auguri Dalia, che oggi compie 18 anni, che è la nostra cara amica. Dici quell'applauso. Esatto, esatto, quello, qui la canzoncina, tanti auguri. Bene, Dalia, ok. E niente. Torniamo al Fruit Blog. Bene. Fruit Blog per modo di dire, perché... Sì, beh, Fruit Blog alla fine... Oggi ci focalizziamo, anzi, in questo periodo ci focalizzeremo molto sui cellulari. Perché sistemi operativi ce li faremo prestare, esatto, ci faremo prestare dei telefoni e da mettere a confronto, da poterci fare dei video in cui recensiamo. Di la verità, quindi l'hai rubato da Marco Polo. Oh, ma te sembra farti sgamare, ma è online questo coso. Vabbè, ma io voglio la che a casa mia. La sincerità vuoi, ho capito. Lo so, vabbè. Comunque non siamo Elisa, non possiamo cantare sincerità. Comunque, allora volevamo dire che non siamo più dalla parte della Apple, perché fa cacare. No, siamo Apple, esatto. Perché Apple, io sono sempre Apple, il Fruitblog è Apple, è nato come Apple. Però il problema è spendere, secondo noi, 730 euro per un iPhone 5S che ha delle funzioni inferiori al telefono, inferiori nel senso... Vabbè, quantitativamente inferiore al telefono, che parleremo dopo, come vedete nel titolo. Sì, esatto, ma perché semplicemente va utente. A me piace la personalizzazione, c'è chi piace come stile Apple, però personalmente io forse preferisco in questo terminale Android per le funzioni che si hanno, che adesso vi andrò anche ad elencare un attimo. Prima però vediamo qua il video comparato. Però volevo dire che anche io, pur sostenendo sempre la Apple, sì, mi ritengo un coglione di aver speso 700 euro. No, non hai speso 700 euro. 4S ancora, quindi non sono 700 euro. Costava 700 euro all'epoca. Sì, beh, 629, sì. È vero. Sono aumentati i testi. Comunque. Ma devi censurare. Galaxy Note 3. Questo è il terminale, mettiamo in confronto con Galaxy Note 2. In due. Dunque, come potete vedere nel video, questa è la scatola del Galaxy Note 2. Non potrebbe, però esatto. Dovresti far vedere anche quella del 3. Sì, sì, dopo la faccio vedere. Note 2 ancora vecchia, eh? Come potete vedere, ha le caratteristiche molto simili all'S3, vecchio S3, con la scocca di plastica. Questo. Esatto, con l'audio anche nel retro. E insomma, sì, molto stile... E sono un po' più grande dell'S3. Un po' più grande il doppio. Poi allora c'è ovviamente anche qui il pennino, con cui si hanno delle funzioni in meno al Galaxy Note 3, che poi vi andrò a far vedere. Mm-hmm. I gatti sullo sfondo sono in vendita. Esatto, povera mamma. Qua nel Note 2 compare questa schermata che ti permette di fare delle note. E se premete questo pulsantino, a differenza del Note 3, che poi vi mostrerò sempre, non compaiono gli Air Command, che vi spiegherò dopo cosa sono. E non funzionano neanche i tastini avanti e indietro con la pennina. E ora passiamo al Note 3. Quindi, prima del Note 3, ecco, esatto. Il pennino che si inserisce solo da un lato, non si può inserire da tutti i lati.
Ecco il Note 3, che è leggermente più grande, che si stringe la cornice. C'è il leddino. Plasticoso, esatto, c'è il leddino. Guarda, si vede qua. Mamma mia. E lo schermo più grande. Lo schermo è leggermente più grande. Qui si è rotto. un nero, secondo me, più nero anche. E il Galaxy Note 3 ha un retro leggermente in falsa pelle, diciamo, che sembra finta pelle, come a differenza del Note 2. Il pennino si può inserire da entrambi i lati e l'audio è posto invece che lì di dietro, sotto, che poi vi mostrerò. E si sente meglio. Giustamente. Ecco, come potete vedere, si inserisce da entrambi i lati. Bene, questa è la comparazione, veloce. Esatto. Adesso ve lo faremo vedere. Passiamo al Note 3 vero e proprio. Allora, togliamo la telecamera. Mr. Matthews, ecco. C'entra modo. Il mio solito tremolo. Sta in piedi, che così lo riprende dall'alto. Grazie mille. No, magari dritto. No, come dritto vuoi. Nel senso alzato, ma. Ah, ok, perfetto. No, la schermata dritta. Perfetto. Come fanno qui tagli tutto. Vai. Esatto. Ok. Sai, questo... non sono un regista okay. Come te dell'MNCD film. Questo è... è il Note 3. Accendiamolo. Come potete vedere, questa è la classica schermata di Android, dove c'è la cornice delle foto, i vari widget che si possono mettere. Qua, vari widget che si possono mettere. Si può scegliere in qualsiasi Samsung. Qua io ho messo il widget del promemoria, per il Note ovviamente. Applicazioni e tutto il classico Android. Bene, funzionalità specifiche del Galaxy Note Air Gesture, anzi, e se tu con un'impostazione passi la mano sopra lo schermo del Note 3, tramite un sensore si sblocca lo schermo senza che tu lo possa toccare, come vi dimostrerò ora. Ecco, si è acceso e potete vedere le notifiche se vi sono arrivate. A differenza del 5, dell'iPhone 5S, qui non devi premere. Lì però giustamente c'è il tastino. Sì, però è più figo questo. Poi, ecco, pennino, facciamo vedere. Pennino, ecco che si può inserire sempre da entrambi i lati, come si può vedere. Il tastino che c'è qui, a differenza del Note 3, se voi lo avvicinate qua premendolo, si apre questo ventaglio che vi mostra tutte delle funzionalità della penna. Come ad esempio creare delle finestre sul vostro schermo, dei widget, praticamente da cui aprite ad esempio YouTube e la finestra di YouTube la potete spostare nello schermo. Potete a posto piacimento. Esatto. Esatto. Oppure anche aprire delle note veloci, fare la foto allo schermo, fare la foto parziale allo schermo. Qua ho fatto sbagliare. Poi sullo screensaver che salvate potete ovviamente scriverci. Ciao. Fruit blog, ecco, vabbè, torniamo indietro. Volevo far vedere la scritta parziale, dove album ritagli, perfetto. Voglio fare le foto a queste 4 applicazioni, anzi 6, facciamo. Boh, fatto. 4, va bene, 4, fatto. Ecco, questa è, può essere una ganzata per la pennina, che può essere anche utile nei messaggi, ovviamente. Meglio avere più cose. Esatto, schermo ovviamente grande, a differenza dell'S3 prendi anche il mio iPhone e dell'iPhone ovviamente che va in decrescendo, è una caccola. Esatto, io personalmente trovo che poi faremo magari delle considerazioni più ravvicinate nei prossimi video, trovo molto interessanti le funzioni del Galaxy Note 3 perché sono molto avanzate, molto tecnologiche, come potete vedere, Air Gesture, Air View, Air Command e, ad esempio proviamo a attivare questa Air Gesture, direi. Sì, ecco, Air Jump. Attiviamo Air Jump. Ok, andiamo sulla musica. Qua però dopo. E con un semplice gesto di mano. No, non c'è il copyright. No. No, perché è fuori dal video. Ok. Muovo la mano. Non ha funzionato. Non funziona. Forse ho attivato le cose sbagliate. Vediamo. Esatto, ho sbagliato impostazione. Sono dettagli. Dettagli. Proviamo ora. Potete vedere di nuovo.
Non sto toccando lo schermo. Non sto toccando lo schermo, ovviamente. Fidatevi perché io non mi. Esatto. Non mi piego. Beh, queste sono solo alcune delle poche funzioni interessanti. Rimettiamo la telecamera qui. E, ah, beh, aspetta un attimo. Prima, ecco la differenza degli schermi. Ma è cagnolino per fare cagnolino, esatto, per fargli vedere, cioè, è un quarto meno. Esatto, praticamente è un quarto del Samsung, un quarto, niente, continuate ad iscrivervi, esatto. Mettete pagina Facebook, abbiamo messo la pagina Facebook, mettiamo qua il link in descrizione, qua il link, e commentate di più perché non c'è neanche un commento, esatto, no. E questa è una veloce presentazione di Android per il Note 3 che mi piace veramente tanto, che poi magari faremo dei focus sulle applicazioni successivamente. Il telefono non è suo, tanto lineare. E nel prossimo video faremo probabilmente un confronto con il Nokia Lumia 925 che presenteremo con Windows Phone 8. Mettendo... Sì, però il tuo amico non lo fa vedere. Mica non lo faccio vedere. Perfetto. Eh no, perché già inizio nell'altro no, non andava. Non andava. Il blog deve essere solo di noi due. Scusa se la gente esiste, scusa se c'è un mondo là fuori. Allora, se vogliono partecipare pagando, ok, va bene. Ma la gente con gli occhiali è fatta così. Anche il nostro amico gli occhiali. Sì, vabbè, comunque. Ci stiamo disperdendo nei bicchieri. No. Esatto. Ciao ragazzi. Buone vacanze, buon San Valentino. È bello dirlo perché do speranza alla gente. Buone vacanze, di buon carnevale con tutto. Ci rivediamo presto. Mangiate tante chiacchiere, o come cavolo si chiamano nelle vostre parti. Ah, già, esatto. Chiacchiere. Ciao ragazzuoli. Ciao. Buon tutto. Ciao. Buon mandarino.